Cerimonia di premiazione stamani degli alunni che hanno partecipato al concorso internazionale Un Poster per la Pace, organizzato dal Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto dal professore Giovanni Celauro. Sono state coinvolte le scuole Rosario Livatino di Porto Empedocle, Rita Levi Montalcini di Agrigento e l'Istituto Vitaliano Brancati di Favara, dove si è svolta l'iniziativa. Oggi abbiamo il piacere di ospitare nella sede dell'Istituto Vitaliano Brancate il Lions Club, proprio che ha intotto questo concorso Un Poster della Pace, e che abbiamo accolto di buon grado non solo la scuola Vitaliano Brancate ma altre scuole della provincia, e quindi oggi sede proprio di cerimonia della premiazione. Abbiamo una sala piena con tanta partecipazione, devo dire, da parte dei ragazzi che saranno premiati. E in questa giornata, sicuramente in questa iniziativa, appunto, che rientra tra le tante attività che si organizzano all'interno del nostro piano dell'offerta formativa, perché è chiaro che la pace va vissuta, va sperimentata quotidianamente anche nelle piccole azioni. Quindi oggi, all'insegna dell'arte, i ragazzi, attraverso le varie tecniche pittoriche e grafiche, hanno dato via, hanno mostrato come vivono loro la pace, come la vedono. Quindi che siano da esempio per gli altri e per tutti noi. Sono 31 anni che il Lions Club organizza il Poster per la Pace, perché ritiene quello della pace, come del resto tanti altri, forse il problema più importante della nostra società. Quest'anno il concorso a livello mondiale, Un Poster per la Pace, prevedeva come argomento particolare il cammino della pace. Noi dal Lions Club Agrigento Chiaramonte abbiamo aderito all'iniziativa coinvolgendo tre istituti della nostra zona, e precisamente la scuola che ci ospita, che è la Vitaliano Brancati di Favara, l'Istituto Comprensivo Rosario Livatino di Porto Empedocle e l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento. Tutti e tre gli istituti con i loro dirigenti hanno aderito entusiasticamente all'iniziativa, producendo tanti tanti lavori che sono stati esposti qua per la visione di tutti, e addirittura uno dei lavori che è stato selezionato dalla un'apposita commissione è arrivato al secondo posto a livello di circoscrizione. È stata una soddisfazione anche per noi, ecco, che così riusciamo ad incidere sul territorio, riusciamo a far sapere di che cosa si occupa il Lions Club, riusciamo anche a produrre un qualche cosa che possa essere utile alla società per rendere il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. L'Istituto Rita Levi Montalcini ha partecipato a questo concorso indetto dal Lions Club e devo dire con estremo orgoglio ha vinto il primo premio. Questo ci onora tutti, ci dà sempre la forza per andare avanti, per dare ai ragazzi sempre le migliori opportunità formative, e ci fa capire il ruolo importante che la scuola dai propri alunni, e soprattutto i valori veri che questa scuola, l'Istituto Rita Levi Montalcini, ogni giorno dà alle giovani generazioni. Questo è un premio, ripeto, che fa parte di questo grande progetto portato avanti dai Lions, e noi siamo veramente felici e orgogliosi.